Bella ragazzi, benvenuti nella nostra nuova serie, nella mia nuova serie, signori, su un gioco che ho aspettato per tanto di quel tempo e tanti di quei millenni, Dead Space 3, ragazzi, finalmente. Sì, sto registrando da Play 3, è il primo live su Play 3 che faccio, sì, perché ne ho già fatto uno, ma su Xbox, con un mio amico. E questa qua sarà una serie, ragazzi, movimentatissima, secondo me. Quindi, perfetto. Iniziamo la nuova partita. Dai ragazzi. Sì, va bene. Signori Dead Space 3. Moralmente alcuni punti li farò in coop con qualcuno. Sì, accettiamo tutti i documenti che ci fanno fuori. Ragazzi, non me ne è fregato niente al momento perché ci mi stavo mettendo troppo e sto perdendo un tempo pazzesco, perciò andiamo campagna insieme, ragazzi. Wow. Luminosità. Sì, va bene. Signori, guardate che figata. Ragazzi, facciamola difficile, perché io ho già finito Dead Space 2 a normale, praticamente anche fanatico. Questa musica è tutta da Spider-Man, ragazzi. E anche l'1, però stavo giocando su PC, perciò sono abbastanza come dire, andiamo, dai ragazzi, andiamo. Tutto ha avuto inizio 300 anni fa, con la scoperta del Marchio Nero. Un manufatto alieno sepolto in fondo a quello che era il Golfo del Messico, sulla Terra. Sembrava la chiave per ottenere energia illimitata. Finché non iniziò a generare demenza e orrende creature che vivevano oltre. Vabbè, piccolo effetto collaterale. I dettagli sulla tragedia del Marchio Nero originale sono scomparsi, inghiottiti da mille cospirazioni. Non prima però che una nuova religione nascesse per mano di uno dei ricercatori che se n'erano occupati, Michael Altman. La sua misteriosa morte lo ha reso un martire, dando vita alla chiesa di Unitology. Sì. Si tratta di un'organizzazione segreta che ritiene i marchi di origine divina e punta a ottenere un'unione perfetta di mente, corpo e spirito. La spiega tutto dall'inizio. Diverse generazioni dopo l'incidente del Marchio Nero, l'umanità si è trovata a un passo dall'estinzione per via della carenza di risorse. Disperati, gli uomini hanno cercato di replicare il Marchio Nero per attingere a un'energia illimitata. I dati risalenti a quell'era non sono chiari, ma sappiamo che le copie del marchio riuscirono. A un costo elevatissimo. Tutti quei marchi furono sepolti, nascosti in luoghi segreti sparsi per l'universo, nella speranza che lì restassero per sempre. Magari. Dai. 200 anni più tardi, però, durante un'operazione mineraria illegale su Aegis 7, la nave Planet Cracker USG Ishimura ha riportato alla luce una di quelle copie dimenticate, un marchio rosso. Con esso è iniziata una nuova ondata di infezioni del marchio. Un superstite Eccolo. Di quell'incidente, ragazzi, era un Isaac. Tecnico, di nome Isaac Clark. Il marchio gli parlò direttamente, facendogli un dono, uno schema mentale della struttura del marchio stesso. Isaac fu catturato e torturato dal governo terrestre, la sua mente esplorata in cerca del segreto del marchio. Così il programma Marchio venne riavviato, e ne fu edificato uno nel popoloso sprawl di Titan. Poco dopo accadde il peggio. Lui riuscì a malapena a salvarsi. Di quel luogo restò solo polvere, come era stato per Aegis 7. Da allora la crisi legata ai marchi non ha fatto che aggravarsi. Isaac Clark, con la mente toccata dal marchio, capace di realizzarlo e di distruggerlo, vive in clandestinità, deciso a stare lontano dal marchio e da tutto ciò che ha causato. Vabbè. Esiste però una speranza. Un lontano pianeta ghiacciato,
dove 200 anni fa qualcuno, in qualche modo, è riuscito a bloccare l'azione di un marchio. Una luce del passato che potrebbe salvare il nostro futuro. Bene, andiamo allora. Distruggiamo questi marchi. Ragazzi. Ragazzi, leviamoci da PlayStation Network perché se no. Oh. Bene, questo qua deve essere il caricamento. Guardate che bello, ragazzi. Scaff. Ma che cosa presenterà mai? I soliti Visceral Games. Signori, ed ecco a voi il titolo. Dun dun dun. Giugno 2314. Domani, insomma. Oh. Alfa 9, qui Whisky 250. Alfa 9, qui Whisky 250. Uomo. Serrano, mi ricevi? Sono morti tutti. Grazie al cielo, l'hai trovato? Trovato? Non neppure ben capito cosa stiamo cercando. Tu segui la posizione impostata. Non posso dirti altro. Devi andare subito là. Lo devi farlo. Cosa? Merda! Non è un po' freddino con la testa? Oh, Wow! Sono io! E devo vagare nella neve! E non ho munizioni! Bene, devo andare di là, ragazzi. Posso correre. Ed è già buona cosa. E Cyber Hornet vide che era buona roba. Okay. Guardate come lascia l'impronta. Puoi farcela. Lui conta su te. E tu sei un soldato, giusto? Certo, l'arma non è neanche carica. Non posso ricaricarlo, non ho munizioni con me. Sì. Ragazzi. No, no. Sì. Prologo, l'inizio. Wow. Ragazzi, davvero stupenda la grafica di sto gioco. Doc, l'abbiamo trovata. Bene. Entrare. È sigillata. Guardati intorno, deve esserci. Bene, le solite casse. Non so come la vedrete. Finalmente, voi, ma delle munizioni. Ma a me sembra perfetta la grafica. Benissimo, la nostra arma è carica. Oh. Main camp. Oddio. Tutto bene? No. Non lì c'è. Morite! No! Oddio! Non dovresti più vedermi senza la testa! Dai! Doc, sappiamo come entrare! Bene! Devi cercare un cilindro lungo circa mezzo metro! Lo vedi? Lungo circa mezzo metro. Vai, vediamo. Oddio. Oddio no. Dai. Stai lontano! Stai lontano! No. Ragazzi, bisogna capirli questi qua. Ah, ho capito. Questi qua urlano come se avessero bisogno di aiuto, ma in realtà sono io ad aver bisogno di aiuto. Cosa? Mi hanno già fatto fuori. Ma non è vero, io ne avevo di vita. Oh mio Dios.
Finalmente, delle munizioni. Andare lì io, Ok. Ti ho già visto io. Avrò un po' di scoperto, no? No, che non ce l'ho. Non toccarmi. Oh. Doc, sappiamo come entrare. Bene, devi cercare un cilindro lungo circa mezzo metro. Lo vedi? No. Cos'è che è sta laggata? Tutto ragazzi. Oh, ma so anche difficile. Non ha... No, 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 no. Piantala. Ragazzi, è l'unico gioco in cui staccare la testa ai nemici è inutile. Molto bene. E io devo salire qui sopra? Andiamo allora. Che cos'è? No, 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 no. Trovato. Ci sono. Doc. No. Oddio. Oddio, ragazzi! Ehi, hey Doc, sono appeso a un dirupo, ma ho qui qualcosa. Il codex è la chiave della salvezza. Dobbiamo incontrarci al silo il prima possibile. Arrivo! Mio Dio. Ragazzi, ma guardate che figata di pezzo. Wow! E allora ci faccio andare. Dai! Dai! No! Dai che ci arrivi! Wow. No, 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 posso sparare anche io! Oddio! Dio! Aiuto, no! Wow! Ragazzi, non puoi dire di avere la neve nel cappuccio, ecco. Non puoi dire di avere la neve nel colletto. Te, va. Neanche un graffietto il tuo bel visino. Io non starei a guardare. Ottimi giovani soldati, fino all'ultimo. Generale Mahad, signore. Dov'è il dottor Serrano? Earl Serrano, sempre ottimista. Mi ha detto di portare questa roba in città. Ha detto che possiamo farcela, signore. C'è ancora tempo. Abbiamo fatto un casino! E ora dobbiamo fare il nostro dovere. Per il bene della terra e della colonia sovrana. Ami la terra, figliolo. Tua madre, tuo padre. Sì, signore, certo. Bene. Sono felice di sentire. Bastardo. Cioè, dai, però, sto cominciando ad affezionarmici. Questo qui è un unitologista. Lurido schifoso. Ok ragazzi,
chi mi trova il senso in questa scena vince una ricarica da 10 euro. Vabbè ragazzi, credo che il video si concluda qui. Dovremmo vederci alla prossima puntata, sempre che non muoia prima distrutto da qualche necromorfo. Fratelli e sorelle, l'era dell'uomo giungerà. Oh, 200 anni più tardi. Ah, qua dovrebbe essere dopo Dead Space 2. Dai, vabbè ragazzi, aspettiamo di salvare e poi vi lascio con la prossima puntata, ragazzi. Riproduzione messaggio 34. È Isaac. Isaac, so che ci sei. Ragazzi. Andiamo, rispondi. E va bene. Senti, ho chiamato solo per dirti che... E quella lì era mi Nicole, dispiace. La voce di Nicole. Tu abbi cura di te. Wait. Sì, ti hanno trovato, Isaac. Mi dispiace ma sei una calamita per le sfighe. Oddio. Sei Isaac Clarke. Levati dalle palle. Rispondimi. Alloy. Che diavolo siete voi? Tiralo su. Su. Non ho molto tempo per cui sarò breve. Mi hanno detto che tu sei una specie di esperto nel campo dei marchi. Ne hai creato uno. Mi hanno costretto. È stato il vostro governo. E ne hai distrutti due, è per questo che siamo qui. Abbiamo un lavoro per te. No. No! Sono stanco. Trovate qualche altro volontario suicida. L'abbiamo fatto. E prima di perdere il contatto con lei, ci ha detto di cercarti. Ellie. Oddio, hanno preso Ellie. Dov'è? Che le avete fatto? Ditemi dov'è! Ecco, non era Nicole, era Ellie. Scusatemi. Sono... Gli unitologisti sono entrati nella sala interna. Nessuno li ferma. Capitano, non c'è più tempo. Cosa? Là fuori sola, Isaac. E se tu non mi aiuti, io non posso aiutarla. Va bene, ci hanno ricattato ancora. Molto simpatici questi tizi. Ok. Ok. Ecco. Andiamo. Mi sa che hai la foto sbagliata. Dai, ragazzi. Ovviamente, capitolo 1, un brusco risveglio. Appartamento di Isaac. Siamo nell'appartamento di Isaac, signori. Abbiamo una pistolina che non è la pistola al plasma. Text log. Ah no, messaggio audio. Andiamo, ragazzi. Ok. Ho detto che ti avrei aiutato. Madonna, che ora, schifo che c'è. Da quanto tempo è scomparso? Sta zitto e vieni qui. Si corre più veloce in questo gioco. Fratelli e sorelle. Ragazzi. Niente, dato che non c'è da salvare, mi metto direttamente a fare la prossima puntata. Però voi la vedrete più avanti. Bella a tutti ragazzi, spero che questo inizio di questo gioco vi sia piaciuto. Guardate che figata. Alla prossima puntata.